大家好，我是 Stefano，我叫 Stefano，我有24岁。Ma partiamo dall'inizio. Ciao a tutti, come avete letto dal titolo sono qui per imparare la lingua più difficile del mondo in 7 giorni. Ebbene sì, sto parlando proprio del cinese mandarino, che è la lingua più difficile al mondo, e poi è seguita dall'arabo come seconda lingua più difficile sia di espressione che di scrittura, e al terzo posto dal giapponese. Ovviamente in questi 7 giorni cercherò di dare il massimo per poter, insomma, imparare almeno una presentazione e capire il cinese. Alla fine della prova cercherò di parlare con Mary e lei mi ascolterà e mi dirà se la prova è andata bene o meno. Ce la farò? Lo vedrete tra poco. Ovviamente prima di affrontare questa sfida mi sono dovuto organizzare tutti i 7 giorni in modo tale da sapere cosa fare giorno per giorno. Ma partiamo subito dal giorno 1. Come prima cosa ho iniziato a trascrivere le frasi di uso comune e le parole più usate. Poi ho iniziato a sottolineare cose a caso, ovviamente scherzo. Ho sottolineato tutte quelle parole che non sapevo pronunciare, per questo le ho sottolineate tutte. Intanto ho dato una ripassata alle parole comuni che già sapevo, tipo ciao, grazie, prego e più o meno queste. E ora c'è Mary che mi sta aiutando alla pronuncia di altre parole. Ciao ragazzi! E ora sto dando una ripassata anche ai pronomi personali. Li sto approfondendo così so iniziare una frase e fare una frase in modo corretto. Poi ho iniziato a vedere le differenze dei vari accenti o toni di questa lingua, che non sono facilissimi e bisogna fare molta attenzione nel pronunciarli bene, altrimenti una parola potrebbe assumere diversi significati se l'accento non è messo nel modo corretto. Se uno che non conosce gli accenti legge quella parola con l'accento sbagliato, magari dice a una persona voglio i cavalli o una cosa così. Infatti, ecco qua tutti gli accenti con vari significati. Potete capire che la stessa parola senza un accento può significare 4 cose diverse, quindi bisogna fare molta attenzione agli accenti. Poi sono passato ai verbi. La cosa più sconvolgente è che scrivendo i verbi mi sono accorto che sono tutti uguali, nel senso la congiunzione è tutta uguale perché non ci sono congiunzioni, cioè io sono si dice anche per tutto, Infatti questa cioè. cosa è positiva, così impari solamente le parole e non c'è bisogno che impari anche la Sì, basta che congiunzione. sai come si dice il verbo e sai già, insomma, basta sapere i pronomi personali e il verbo è sempre uguale. E per oggi ho fatto abbastanza. Vediamo quindi la conclusione del primo giorno. Quindi, ricapitolando il giorno 1, ho fatto frasi e parole più comuni in cina, cioè in cinese. Poi mi sono scritto tutti i pronomi e tutti gli accenti, come si pronuncia e come si leggono. E poi i verbi principali, tanto la coniugazione è quella. Ovviamente il mio entusiasmo era tantissimo e quindi anche la sera ho ripreso a studiare. Mi ha appena risposto Mary e pasta e mien, invece riso e fan. E quindi wo shang zhe mien, che è pasta. Per quanto riguarda il secondo giorno, sono andato da Mary e ho ripassato tutte le cose trascritte il giorno prima. E sto iniziando a scrivere anche i numeri fino a 20, così almeno so già dire quanti anni ho e continueremo con lo studio. Ho allenato molto la pronuncia dei toni e ho iniziato a studiare i numeri da 1 a 20 e mi sono fatto chiedere vari numeri per vedere se sapevo formularli. 78. Qishi Quelle 6. Ah, 76 sì. hai detto. Qishi ba. 150. Ibai Ershi, no, sì, ho detto 120. Ibai Ushi. Vabbè, diciamo che sono da migliorare. Giorno 3. Oggi inizierò a formulare delle frasi con tutte le parole che mi sono studiato ieri, l'altro ieri e tutti i verbi che mi sto studiando tuttora, che sono tantissimi, però non sono difficilissimi da coniugare. E quindi, niente, continuiamo questa avventura. Chissà se riuscirò a parlare il cinese al settimo giorno. Tu cosa dici? Sì. Poi mi sono fatto spiegare come si formulano alcune frasi e io stesso ho provato a formularne alcune. E non è facilissimo. Wo shang ka kai mo to tsu. Bravo, amore. Ni shi huan kai tsu ma? Kai tsu. Ni shi huan kai tsu ma? Tsu ma? Ovviamente nel resto del giorno mi sono esercitato a formulare più frasi possibili, anche se molto semplici. Ho iniziato a scrivere anche una piccola presentazione su di me, prima in italiano, poi in cinese. Disclaimer, sto imparando un cinese mandarino, però alcune parole potrebbero essere diverse o con un accento poco diverso perché lei parla un cinese taiwanese più che altro, che è sempre mandarino, ma magari qualche parola può cambiare. E quindi lo dico perché magari dopo scrivete, no, ma non si dice così. Durante tutti questi giorni ho sempre registrato la mia voce per sentirmi a casa o magari quando ero in macchina e guidavo, così da esercitare meglio la pronuncia e magari anche l'ascolto. Acqua, cioè acqua. Dimenticare. Questa cosa mi è servita molto e se anche voi doveste imparare una lingua, ve lo consiglio. Giorno 4. Raccontaci un po' cosa stai facendo. Ora sto scrivendo tutta la presentazione in italiano che poi la riscriverò in cinese per vedere se mi ricordo tutte le parole. Esatto, però più approfondita. GG. Sì. GG. Giorno 5.
Oggi, come avete visto, in macchina già ho iniziato a studiare qualcosina e sono arrivato ora da Mary e mi dovrò studiare i giorni della settimana perché non so come si dicono e altre cose che non mi ricordo perché la pronuncia è troppo difficile e la devo ripetere. Non è facilissimo. Dai che manca poco. Nen, nen. Nen. Ecco, visto? Nen. 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 Per quanto riguarda il sesto giorno ho fatto un ripasso generale, ho cercato più parole comuni su internet, ho chiesto a Mary alcune frasi di uso quotidiano che non conoscevo e che mi mancavano. Ovviamente ho sempre trascritto tutto sul taccuino e mi sono fatto sempre aiutare perché la pronuncia è difficilissima e in questo modo imparo bene. Pudong. Sì, pudong. Non mi ricordo la domanda. Vabbè. Il settimo giorno ho dato una ripassata a tutto e ho finalmente affrontato la famigerata prova, il momento più difficile. Ed eccoci arrivati finalmente alla prova finale. Inizierò con una breve presentazione e poi Mary mi farà delle domande, speriamo siano facili. Allora, Tajahao, was Stefano, o già Stefano, voglio Ershue, Nio Gishue. Io ho il senso. Ho zai l'umania chusin, che se ho Joshua, desse ho bandao idali, ho se l'umania re, mi se idali re? Ho zai idali chusin. Io sono di Sembra quasi uno show di lingua, a me è DD. Hai pizza? Hai pizza? Pai pien, pai in pien. Cosa non ti piace? Un po' zdao. Wopu. Ah. Wopu. Wopu shihuan. Me. Wokai. Wokai. Wokai wan shao. Wokai wan shao. Wokai wan shao. Io no. Cosa non ti piace? Cosa non ti piace a te invece? Chiedimelo. Ni pu shi huan sema? Wo pu shi huan dong tian. E basta, io amo tutto. Iniziamo ora con la parte difficile perché il riscaldamento. Dove mi diverto io. Ora prenderò il suo taccuino. Due domande. No, gli chiederò magari come si dice una certa cosa o gli farò qualche domanda in base a ciò che ha studiato. Ti devi ricordare, eh? E partendo. Cioè io sto per fare questa domanda. Beh, ricordare. Come si dice dovere? Bishui. Come si dice 56? Ushilio. Come si dice 120? Ibai ash. Ok, dimmi come si dice imparare. Imparare è shue, perché studiare è shue shi. Non capisco. What in buton? Mi scusi, ma non capisco. Se buhaus ottimo no? Come si dice buongiorno? Zaoan. Buonasera. Wang san hao. Come si dice arrivederci? Bye bye. Come si dice prego? Pukachi. Mio fratello guida la macchina. Kaitse. Bravo. Why kaitse? Ni kaitse ma? Wo bu kaitse. Wei shenme? Yinwei wo pa. Ni shihuan he kafei ma? Ah, wo ai kafei. Ni ai kafei ma? Wo bu ai kafei. Wei shenme? Yinwei wo bu shihuan.
Vogliamo i pei caffè. Vattela a fare. Ma direi che si può concludere qua, sì, dai. Dai, dai. Diciamo che è una lingua veramente difficile, quindi già dal fatto che l'hai imparata in una settimana... Cioè, l'hai imparata in un paio... Già, cioè è una... sopra il 6. La pronuncia? La pronuncia 8. Non è delle peggiori, meno no, male. Non è delle peggiori. 8 meno, dai. Io ti darei tipo 8. Diciamo che la prova può concludersi qui, Zaijian. Come avete visto, il cinese non è facilissimo impararlo, anzi è molto difficile, e ci vuole tanto tempo e costanza, ti ci devi applicare al massimo e non mollare mai. Però questo vale un po' con tutte le lingue del mondo, cioè quella che è più difficile c'è cioè quella meno difficile da imparare. Impegnatevi al massimo se state studiando una lingua in questo momento. Ovviamente io continuerò a studiare questa lingua perché è un obiettivo che mi sono imposto all'inizio dell'anno e dovrò migliorare tantissimo sia la capacità di espressione, cioè pronunciare alcune parole in un determinato modo, e anche altre cose, anche perché in 7 giorni il vocabolario imparato non è tantissimo e quindi dovrò ancora imparare tanto. Se anche voi state studiando una lingua in questo momento, vi auguro un grande in bocca al lupo e tantissimo pazienza. Come avete visto, io ho usato tantissimi metodi, tra cui l'ascolto in macchina, a casa, perché è utile ascoltare sempre la stessa lingua. Ecco perché si impara prima trasferendosi in un altro paese, perché si è circondati da tutto il contesto e dalla stessa lingua la si sente ripetutamente e si è anche un po' obbligati ad impararla. Quindi, se vi state chiedendo è possibile imparare una lingua oppure il cinese in 7 giorni, vi ho risposto a questa domanda poco fa. Non è possibile impararla completamente, è possibile approcciarsi a quella lingua, capirla meglio, imparare alcuni modi di dire, come creare alcune frasi e altre cose simili, ma non potrete mai sapere una lingua completamente in 7 giorni, a meno che non siete dei fenomeni. E quindi no, non l'ho imparata in 7 giorni, però ho capito tantissime cose sul cinese che prima non sapevo, non immaginavo che questa lingua avesse così tante belle sfumature da scoprire. Con questo video non voglio farvi vedere come studiare una lingua, è una cosa personale, ho fatto una prova per vedere cosa riesco a fare in 7 giorni, quanto posso imparare di una lingua, in questo caso la lingua più difficile del mondo. Avete visto i risultati. Se voi invece avete un metodo vostro, un metodo preciso, un metodo diverso dal mio per studiare una lingua, scrivetelo qua sotto, così almeno posso prendere spunto sia per studiare il cinese che per le prossime lingue che vorrò studiare. E questo è tutto, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale per vedere altri video simili, altre sfide personali che arriveranno presto sul canale, e al prossimo video. Ah, e voglio ringraziare Mary per avermi fatto lezioni gratuite. Prego.